Salve, siamo Miki e Otti, una coppia di amiche e artiste veronesi. Ci troviamo per la prima volta in questo di Abano Terme e da un anno facciamo body painting. Oltre al body painting, che comunque è una passione che ci accomuna, ci piace dipingere. Quindi dalle pance dipinte a trucca bimbi, animazioni varie e anche, perché no, quadri e anche muri di case proprio dipinti, proprio artistici, proprio dipinti artistici. Fare body painting per noi è un modo di esprimersi, è un modo di fare arte e di far conoscere una delle primissime forme d'arte, perché si parla di preistoria, vero? Come si è evoluta nel tempo fino ad arrivare ai giorni d'oggi nostri, proprio dove potrebbe essere travisata come una forma di pornografia e invece diventa proprio un'espressione artistica, perché nel momento in cui un dipinto portato su un corpo si muove e prende vita, direi che è una delle migliori forme d'arte che possa esserci, e in questo ci promulghiamo proprio nell'andare ad eventi vari, insomma, al di là delle vittorie che sono relative, nel senso che è una passione, lo fai con passione e quello che senti lo trasmetti proprio in quello che vai a dipingere. E poi i riconoscimenti, se arrivano, arrivano, ma se non arrivano non è importante, non è quello che conta. Ma perché non si fa in una funzione di finalità, voglio dire, non è che io faccio un dipinto perché ho questo obiettivo di arrivare là, non è la meta, è quello che ti piace fare, la passione che hai e che trasmetti e che si trasforma in colore, che poi prende vita appunto sul corpo di una modella. Le modelle sono fondamentali, sono bravissime, perché credete che rimanere fermi 6 ore, non, perché è questo il tempo che ci vuole per fare un body painting, non è facile. Non è facile, non ci vogliono chissà che prerogative fisiche, ma sicuramente la pazienza e la capacità di rimanere fermi, questo sì. Dipingere, farsi dipingere non è facile, perché comunque ti metti a nudo e devi essere in grado di sopportare anche la visione, anche se sei dipinta, anche se sei vestita di colore, mettiamola questa che è una bella cosa, però non è così facile, per cui di solito sono modelle che ci conoscono, che sappiamo come noi intendiamo fare body painting e che quindi condividono il nostro modo di fare questa arte, insomma. Poi si parte un po' alla volta, ma sì, solitamente non ci appoggiamo ad agenzie, abbiamo modelle nostre. Siamo arrivati a Milano Marittima l'anno scorso, c'era un evento in onore a Jodorowsky, il grande regista che ci ha visti arrivare seconde. Ripeto, è un anno che facciamo body painting, quarto, quinto, ottavo posto, insomma ci siamo arrivati, ma siamo arrivati anche ultime, per cui c'è tutto, voglio dire, in una classifica, in una graduatoria c'è il primo, c'è l'ultimo, ma ripeto, non è importante dove si arriva, è importante quello che ognuna di noi vede nella crescita personale di volta in volta, è questo a livello artistico. A livello di trasmissione invece quello che conta è proprio l'energia che metti nel momento in cui vai a dipingere, che è quella che poi si esprime, ripeto. Abano Terme per noi è stata la prima esperienza, lo dicevo anche ieri, ringrazio veramente Ennio che ci ha coinvolte ed Abano che ci ha ospitate, perché è una città veramente, l'ho scoperta, accogliente e veramente molto calorosa, è un bel palcoscenico, ecco, mettiamolo così. Anche a noi farà piacere essere ancora dei vostri, magari in qualunque altro evento, perché no?
Mi chiamo Alla Krasnova, questo è il mio figlio Vladimir Krasnov. Siamo qui per dipingere i corpi. Il tema per oggi è bellezza città veneta. Stiamo facendo body painting. Abbiamo vinto alcune gare che abbiamo partecipato in Italia, era in Sicilia, siamo stati anche a Modena, abbiamo fatto abbastanza giro in Italia per partecipare a alcune gare. È stato molto divertente, molto interessante. In vita normale, quando non dipingo, sto facendo studio di terzo anno specializzazione estetista, ma anche con 20 anni di esperienza di estetista. Lavoro e studio. Siamo venuti dalla Russia, adesso abitiamo a Brescia, più o meno da 2 anni e mezzo. In Russia ci sono, non abbiamo partecipato neanche uno perché non avevamo la solo occasione di farlo, ma comunque ho cominciato a dipingere i corpi partite dalla Russia per modelli, ballerini, perché abbiamo dipinto proprio per le programmi, per spettacoli, che era molto divertente. Abbiamo così, con quel modo, abbiamo rivestito le gente, ballerini, con il nostro modo un pochino diverso, per far vedere e capire che l'arte non si può portare sui quadri, l'arte si può portare anche sui corpi. Le tele viventi, io li chiamo così. Abbiamo vinto un paio di gare, una in Sicilia ho preso seconda classifica, Montefiorino, Modena l'anno scorso ho preso anche lì seconda classifica. Era anche una bella puntata su Sial TV, canale 264. È stato 216 canale, si chiama In Galleria con Mario Mazzolini, dove abbiamo fatto una puntata dove si parla dell'arte proprio sul corpo. Abbiamo fatto una bella anche quella esperienza. Poi adesso stiamo facendo quella manifestazione di oggi, un bel festival. Siamo stati anche a festival europeo. Andiamo avanti, speriamo di partecipare anche ai mondiali e andare ancora più avanti. Io sto facendo anche i quadri. Quadri, muri, dove si può dipingere. Faccio anche disegni sulle unghie perché mi piacciono da morire. Sono piccolini. Molto precisi, sì. Per il ragazzo è mio figlio, lui ha 16 anni, lui in futuro un bellissimo e bravissimo artista, già ha un grandissimo talento di dipingere, solo si vergogna di presentarsi. Adesso sta facendo modello insolito e anche più avanti, io spero tantissimo che comincerà a fare anche l'assistente o magari comincerà a fare lui, perché secondo me piace anche lui. È molto bravo e sta facendo liceo artistico. Sì, abbiamo già, settimana scorsa abbiamo fatto un'inaugurazione di una nuova galleria dell'arte a Venezia. È stato molto bello, abbiamo ritrovato le altre persone che vogliono fare ancora, perciò dobbiamo magari settimana prossima fare un altro evento bellissimo, un'altra inaugurazione di un'altra galleria dell'art, che sarà un altro successo secondo me, perché con quel modo di presentarsi alla galleria è ancora più bello, un modo indimenticabile secondo me, le gente si ricordano così. Grazie a Federica, ma per dire a tutto l'ufficio che è qui presente, alla protezione civile, all'ufficio tecnico che monta, smonta, sposta, transenne, sedie, di tutto e di più, ma soprattutto devo dire un grazie alle maschere che abbiamo visto prima, perché credo che compiano un'impresa stare sotto queste temperature vestite, e alle ragazze e ragazzi, modelle e modelli del body painting, ma soprattutto agli artisti, perché sono veramente degli artisti, sono artisti anche di fama veramente molto molto importante, pregiata. Sono poi delle forme, delle tele, delle opere in movimento nei corpi, ma credo che sia una vera opera d'arte quella che adesso avrete il piacere di poter vedere. Quindi grazie e ancora ovviamente sempre a te che ci accompagni in tutto questo. Grazie e buona serata veramente.
cominciamo subito col primo artista, che è Alessandro Piva, e l'assistente Arianna Ferrazzini. E gli altri assistenti? Perché secondo me ci stanno preparando un qualcosa di meraviglioso. Chi è di Padova ha già capito? This is something that happens in Padova at the university at the end of each graduation. E io questa la dovrei tradurre secondo voi? Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my jugs and my jinkies and I put it on black. Beh, allora, per chi non fosse di Padova, devo spiegare una cosa. Intanto ha lo scudo crociato, perché da quando abbiamo partecipato alle crociate abbiamo anche noi la nostra bella croce rossa sullo scudo bianco. Poi c'è uno scorcio di Padova che so che ti piace molto, ed è la specola. Pensate che lì abbiamo creato la prima facoltà d'astronomia al mondo. Padova è la città che ha visto per 18 anni anche Galileo Galilei insegnare e scoprire i satelliti di Giove più vicini alla Terra. E poi fammi vedere un po' al lato B, e qui c'è il tuo zampino, perché Padova è conosciuta per lo spritz. You know, Padua is known for many things. We hosted Galileo Galilei for 18 years, we are known for the spritz, and you see the loro qua, sei terribile, l'alloro, perché quando i nostri ragazzi si laureano vengono incoronati con l'alloro. Lui addirittura 110 lode, non so per cosa, per i tuoi studi o per parti anatomiche, e si canta questa canzone, si fa questo tunnel con le braccia, si canta una canzone, il significato è: dottore, dottore, ricordati che sei un proctologo, giusto? Sì, ora abbiamo un altro artista che è Alla Krasnova col figlio Vladimir. Giornata speciale. Pensate che Vladimir è suo figlio. Facciamo un grandissimo applauso a questa mamma. Nel giorno della festa della mamma abbiamo visto tante mamme con i loro bimbi. E che cosa ha disegnato? Lo so, è l'orto botanico, il più antico d'Europa, e si stagliano le cupole, le guglie della Basilica di Sant'Antonio, che noi a Padova chiamiamo santo. Questo è uno scorcio del famoso Prato della Valle. Pensate, è la terza piazza più grande d'Europa. E tu sei russa? E Piazza Rossa a Mosca è la piazza più grande. Posso passarti il microfono? Complimenti, sei una super mamma. Grazie, grazie mille. Perché la tema era bellezza di Veneto, città Veneto. E perché siamo qui? Perché non dobbiamo dipingere proprio quella bella città? E se io questo momento sono qui con voi, con quella bella giornata, con quel bel sole, magari sarebbe bello davvero dipingere e portare con me un piccolo pezzo di Padova. Bravo. Così io posso dire, io sono stata lì e mi è piaciuto tantissimo, e non c'è niente da spiegare, perché davvero è una cosa che mi davvero piace in Italia, non solo in Padova, è architettura. Non so farla, ma almeno provo a dipingerla. Sì, ora abbiamo logicamente un altro artista, che è Andrea Gosio e Giulia Ronzoni, che presenteranno il loro lavoro. Molto più tecnico, mentre io mi lascio trascinare dalle bellezze venete. Bravissimo. Vorrei scommettere sull'immagine, non so, mi evoca una Giulietta, è possibile? Posso passare a te il microfono? So che sei bresciana, ma vieni da un paese esotico, dal Brasile. Facciamole un applauso, signore e signori.
Avete visto, abbiamo degli artisti letteralmente da tutto il mondo. Nella parte davanti abbiamo rappresentato Giulietta, lo sfondo verde che vedete è una parte di Rovigo e abbiamo ripreso la vostra fontana, quella lunga che avete all'inizio in questa piccola zona qua. Poi abbiamo lavorato comunque sulla forma generale che è tipica del Veneto, quindi un abito d'epoca, mentre nella parte dietro, Giulia? Nella parte dietro abbiamo richiamato Venezia con le tipiche maschere veneziane e poi la parte del Veneto che dà sul mare, quindi magari i paesi tipo Jesolo e tutta la costa praticamente. E anche dietro abbiamo mantenuto la continuità del vestito d'epoca. Bravissime, complimenti. E adesso Ennio. Abbiamo adesso da Livigno Katia Della Fonte. Guardate, questa ragazza, Vittoria, è una delle due o tre ragazze che abbiamo che volevano già fare le modelle per il body painting anni fa e abbiamo dovuto attendere la loro maggiore età, per cui facciamole un applauso perché è giovanissima, molto bella. Possiamo, ecco, lei viene da Livigno, pensate un po', dal una delle zone più fredde d'Italia, mi dicono. Ho voluto portare Romeo e Giulietta e Verona un po' come città. So this is Romeo and Juliet and Verona. Grazie. Ora abbiamo Benedetta Carugati. Credo di aver intuito quale fosse il vostro tema, però ti cedo volentieri il microfono. Sì, ho voluto rappresentare Venezia perché è una mia grande passione le maschere, comunque tutto il genere, avendo studiato scenografia, facendo effetti speciali, tutte queste grandi costruzioni, oltre alla maschera di per sé. Nonostante non l'abbia mai vista, Venezia, tra l'altro. Esatto. Ci andrò presto, 2 giugno. E niente, dietro ho voluto rappresentare la Chiesa della Salute, il Duomo della Salute, esatto. E niente. Grazie, questa è una grave mancanza. Venezia è veramente vicinissima. Il 2 giugno va bene per il ponte. Allora grazie alla tua opera, alla Madonna della Salute. Ora abbiamo Marzia Vedeschi e l'assistente Sara Tosetto. Bravissima, bravissima. Chi delle due passo il microfono a te. Grazie, buongiorno a tutti. Complimenti a Aurora, veramente brava. Allora, io ho voluto rappresentare due città del Veneto a me molto care. Davanti c'è Venezia, dove ho vissuto, studiato, mio padre poi è di Venezia, quindi c'è il Ponte di Rialto, penso che lo abbiate riconosciuto, il classico gondoliere. Mentre sul retro ho voluto rappresentare l'altra città a me cara, che è Padova, che è la città dove sono nata e dove ho anche vissuto. E questo è in particolare un dettaglio di una delle facciate del Palazzo della Ragione in centro storico a Padova. Ecco, una cosa così che volevo far notare, ho creato un collegamento tra le logge del Palazzo della Ragione e il ponte, e le logge del Ponte di Rialto, così proprio per collegare le due città. Grazie. Ora abbiamo dalla Toscana Maurizio Fruzzetti. Bravissima, poi voi capite che ci vuole anche
la parte interpretativa, non scendere, rimani qui. Vuoi parlarci dell'opera? Sì, i tacchi sono una meraviglia, guarda, già sei alta, poi con le piume ancora di più, ti mancavano i 24 centimetri di tacco e di plateau. Buonasera a tutti, io sono innamorato di Venezia, per cui non potevo far altro che fare un tributo alle maschere di Venezia, però visto che il Veneto è un paese fatto di acqua, no? Mi sono riportato dietro i colori del mare e i colori dei verdi, dei prati e delle montagne che avete. Grazie a voi per l'ospitalità, ovvio. Grazie, grazie a voi e complimenti. Ti ripasso il microfono che annunciamo ora. Ora abbiamo Ottorina Danese e Michela Oliboni. Bravissima, io vorrei, vorrei passarti il microfono perché vorrei che tu presentassi la tua opera. Abbiamo già capito di che cosa si tratta naturalmente. Noi siamo Michela e Ottorina, siamo di Verona e ci sembrava giusto rendere omaggio in un contesto così alla nostra città. Volutamente abbiamo messo a punto la stella onde evitare che si confondesse con il Colosseo, che non c'entrava niente comunque, però era una chicca. Quello che abbiamo rappresentato nella nostra Verona è una storia d'amore, è la storia d'amore classica che identifica Verona nella storia di Giulietta e Romeo, quindi il balcone in alto appunto di Giulietta, da sotto il seno si protrae sulle gambe la coppia, proprio la figura di Giulietta e Romeo, in una delle posizioni romantiche, diciamo, c'è Romeo che appunto sta porgendo una rosa a Giulietta. Nella parte dietro abbiamo proseguito dalle caviglie in su in un cerimoniale che a Verona è consuetudine fare, e cioè appendere un post-it sulla porta della casa di Giulietta e Romeo per augurarsi un eterno amore, e quindi i vari nomi appesi appunto sul post-it della porta. E andando in su la vivialità insomma di quello che è Verona, una città appunto a misura d'uomo. E il fatto che c'è Piazza Erbe, che è una piazza del mercato e che è una delle piazze famose di Verona. Il tutto contornato chiaramente dai glicini, che sono uno dei fiori abbastanza presenti insomma in quello di Verona, e il fior di pesco, perché dà il simbolo proprio della primavera, della cosa fresca e dell'amore che era pulito e bello di Giulietta e Romeo. Bravo! Bravissima, sei straordinaria, hai reso quest'opera meravigliosa. E con la stella, lo spieghiamo per chi non avesse mai visto l'Arena di Verona, a Natale c'è questa stella cometa enorme che si illumina sulla piazza, Piazza Bra, ed entra con la sua coda proprio all'interno dell'arena. Grazie. E il tuo cosa rappresenta? Allora, io ho voluto rappresentare con i colori il mare, in questo momento che c'è attorno a Venezia. E dietro ho fatto una mia rivisitazione di Burano. Grazie. Perché è un paese che amo moltissimo, con queste case colorate, molto particolare, quindi mi sembrava adatto poi al corpo della ragazza. Grazie. Bravissima, veramente, anche perché Burano è la città, l'isola dei colori. Complimenti e grazie per essere stati con noi. Ennio, chi chiamiamo ora? Ora abbiamo Umberto Zanoni. Santone nel profeta, balli il reggaeton, ubriaco, marcio, marchio la maglietta e me ne prego. Grazie. E adesso però mi spieghi che cosa, cioè, il Veneto tu lo vedi così? Ho capito, nero di Venere. È il lato oscuro di Venezia. Ah, that's the dark side of Venice. Un applauso.
soprattutto per la fantasia, perché te la sei cavata benissimo. Non lo so. Adesso ci spieghi, magari se ce lo spieghi meglio. No, no, il lato oscuro di Venezia, appunto, mesi e mesi di preparazione. Mercoledì scorso ho preparato. No, veramente, grazie. Sono, purtroppo nella mia bella o brutta carriera artistica ho sempre avuto una vena dark gothic che mi accompagna da sempre, quindi non posso non metterci. Prima o poi, comunque, vorrei sottolineare una cosa. La teoria del colore sostiene che il nero all'interno ha tutti i colori del mondo, quindi io qua dentro ce li ho tutti. Bravo. Bravissimo, veramente. E complimenti, complimenti alla creatività, al talento degli artisti, ma anche complimenti ai modelli e alle modelle che devono per delle ore stare fermi. E allora Ennio, vogliamo spiegare qual è il senso di questo festival? Perché noi non consegneremo dei premi? Perché non faremo le cose che normalmente si fanno quando si parla di festival e di premiazione? Sì, non consegneremo dei premi perché non è un concorso, non consegneremo dei premi perché sono tutti premiati, perché hanno fatto dei lavori bellissimi e perché l'idea di questa manifestazione è l'amore che questi ragazzi più o meno ragazzi, portano per quest'arte, portano per la pittura sul corpo. Veramente è una passione che ti prende. Come tutte le forme d'arte, è una forma d'arte un po' particolare, perché la fusione veramente dell'opera, io dipingo su tela, dipingo corpi, però nel body painting l'opera si realizza quando l'intesa tra il body painter che ha pensato un'opera, ha pensato a un dipinto, riesce a realizzarlo e la modella lo sa interpretare. Qui nasce l'opera. Grazie a voi tutti, buonissimo soggiorno ad Avano ed arrivederci alla prossima edizione. Thank you so much for being with us, thanks to the artists, the models, and I want to see you next year for the 2016 edition. E un bacio alla vostra bella terra, alla Sicilia, alla Sardegna, al Brasile, alla Lombardia, alla Toscana, a tutte le regioni che hanno voluto essere con noi, e dalla madre Russia, mamma e bimbo, così si può dire perché ha solo 16 anni, Vladimir. Buona festa della mamma a tutte le mamme, a tutte le nonne, a tutte quelle che lo diventeranno.